Ciao a tutti, allora, nuovo tutorial che mi è stato richiesto e che è anche una collaborazione di nuovo con Pirolini Gioielli. Si tratta di incastonare una goccia di turchese. Andremo a realizzare questa tipologia di incastonatura. Le gocce sono appunto in turchese naturale, come questa, e misurano 18x13 millimetri, quindi in caso è un'incastonatura che vale per gocce di questa dimensione che sono bombate sopra e dietro invece sono piatte come ogni cabochon. Quello di cui abbiamo bisogno sono tre tipologie di perline, ossia Delica 110, queste qui sono le DB0041, quindi le classiche silver lined, poi le Miyuki 150 Rocaille, appunto che ci serviranno per stringere, utilizzerò le Miyuki White Pearl. Infine delle Rocaille 110, scusate, queste qui sono le Crystal AB. Quindi io ho deciso di realizzare un'incastonatura a contrasto tutta bianca per far risaltare appunto il turchese all'interno, però ci sta molto bene anche il colore bronzo, ad esempio, color rame, che riprendono un po' le venature del turchese. Niente, quindi cominciamo subito con questa incastonatura. Dovremo infilare sul nostro ago 38 delica, quindi le delica iniziali sono 38. Entriamo a cerchio e cominciamo a lavorare al peyote sempre con le delica 110. Quindi vi faccio vedere come concludo il mio giro. Inserisco una delica sull'ago. Sto uscendo da questa delica qui, salto la delica subito dopo ed entro in quella dopo ancora. Quindi nel peyote ricordatevi che dovete sempre saltare una perlina. E la perlina si va a posizionare qui. Ecco qua. Di nuovo concludiamo il giro insieme. Inserisco la mia delica, mi infilo saltando una perlina nella delica dopo. Quando arrivo all'ultimo passaggio, dovrò infilarmi non solo nella delica dopo saltandone una, ma anche in questa delica qui, quella appena sopra, che sarebbe la prima che abbiamo inserito nel giro. Ecco qua, il nostro primo giro è completato. A questo punto, cosa faremo? Faremo un giro con le Rocaille 110. Quindi semplicemente prendiamo una Rocaille 110 e in questo caso adesso è ancora più facile capire dove inserire le perline perché basterà inserire una Rocaille in ogni spazio tra una delica e l'altra che sono sporgenti, come vedete. Quindi le inserirò qui. Ecco qua. E la rocaille si va a posizionare perfettamente, vedete, nello spazio. Ve lo faccio vedere un'altra volta. Rocaille e inserisco nella delica sporgente dopo. Ecco qui. Continuiamo in questo modo per tutto il giro. Devo inserire l'ultima rocaille 110, quindi rientro nella delica sporgente dopo e anche nella prima rocaille che abbiamo inserito all'inizio del giro. Ecco qui. A questo punto iniziamo un nuovo giro e cominciamo a stringere, per cui utilizziamo le Rocaille 150. Semplicemente dovremo andare a inserire una Rocaille 150 in ogni spazio tra una Rocaille 110 e l'altra. Ecco qui. Di nuovo inserisco una Rocaille 150 e mi inserisco nella Rocaille 110 sporgente subito dopo. Dovrete fare non solo questo giro, ma finito questo giro ne dovete fare altri due, per un totale di 3 giri di Rocaille 150. Lo potete vedere anche da questo che ho già fatto, sono 1, 2 e 3. Spero che si veda qualcosa. Sì, qui si vede. 1, 2 e 3. In questo modo stringerete bene tutta la lavorazione e potremo appunto completare
completare la parte frontale dell'incastonatura. Quindi ci vediamo qui dopo aver completato i tre giri di rocaille 15-0. Ecco qua, ho finito i tre giri. A questo punto vedete come la lavorazione si è stretta su se stessa. Mi raccomando, tirate un po' il filo, altrimenti rimane molle. A questo punto possiamo inserire la nostra goccia. Eccola qua. Ecco fatto. Vedete come l'incastonatura in questo modo con i tre giri risulta bella compatta, cioè la goccia già così non si muove. A questo punto cosa facciamo? Ci dobbiamo spostare sul retro, quindi uscendo da la rocaille 15-0 del terzo giro, camminiamo nelle perline in obliquo, in questo modo, fino ad uscire da una delica del praticamente il primissimo giro che abbiamo fatto, ok? Che c'è sul retro. A questo punto, per chiudere, semplicemente faremo, come potete vedere qui, ecco qua, due giri con rocaille 15-0, quindi semplicissimo. Vi faccio vedere il primo passaggio: esco dalla mia delica sporgente, mi inserisco nella delica sporgente che c'è subito dopo e tiro. Ecco qua, di nuovo rocaille 15-0 e mi inserisco nella delica sporgente subito dopo, ed ecco qua. Volendo potete fermarvi anche a un giro solo se vi sembra che sia compatta, ma io preferisco farne due perché in questo modo proprio l'incastonatura si chiude perfettamente, e quindi è una cosa che mi piace molto. Niente, quindi fate questi due giri di rocaille 15-0 e ci rivediamo qui per terminare la decorazione. Ecco qui, scusate, ok. L'incastonatura è terminata, come vedete questo è il retro, vedete che è bella ingabbiata la nostra goccia. Vi consiglio magari anche di ripassare semplicemente col filo nelle ultime rocaille che abbiamo inserito, quindi nell'ultimo giro, per stringere ancora di più se vorrete. Dopodiché dovete spostarvi in questa rocaille, aspettate, cerco di farvi vedere, in questa rocaille 11-0. Praticamente, se vedete, dovete ritrovarvi con queste due rocaille 11-0 in punta. Questa qui sarà la nostra, le nostre due rocaille di partenza per la decorazione, saranno il nostro riferimento. Praticamente adesso andremo a fare su queste due rocaille il cappiettino, semplicemente inserendo. Quindi noi usciamo da questa rocaille 11-0, vedete? Inseriamo sul filo una rocaille 11-0, due rocaille da 15 e un'altra rocaille da 11. Dopodiché ci inseriamo semplicemente nella rocaille 11-0 che c'è dopo. Ed ecco qua. Questo sarà il... aiuto, non so perché la luce fa così. Boh, comunque spero che vediate. Ecco qua. Questo qui sarà il nostro cappiettino, ok? Poi ci ripasseremo. Adesso dobbiamo contare. Vediamo un attimo quanto, perché non mi ricordo neanch'io. Ok, allora dobbiamo contare da questa rocaille 1, 2, 3 e 4 rocaille 11-0. Ok, cioè uscendo da questa ne contiamo 1, 2, 3 e 4. Quindi semplicemente ci infiliamo nelle 4 rocaille 11-0 e camminiamo col filo fino ad arrivare alla quarta rocaille 11-0. Ok, ecco, sto uscendo da qui. Adesso cosa facciamo? Ci inseriamo nella delica che c'è subito dopo, subito sotto, che sarebbe poi la delica più vicina, cioè quella che del giro subito dopo le rocaille 11-0, vedete? Più o meno. Spero di farvi vedere al meglio.
Ok, a questo punto possiamo iniziare la decorazione. Quindi inseriamo due rocaille 15-0 e ci inseriamo nella delica che c'è subito dopo di questo giro, no? Quindi sempre quella molto vicina alla rocaille 11-0 del giro sopra. Poi usciamo da questa delica, inseriamo 4 rocaille 15-0 e ci inseriamo questa volta non nella delica che c'è subito dopo, ma in quella dopo ancora, e tiro il mio filo. Praticamente adesso andremo a creare le basi per poi i cappietti che faremo. Vedete? Come in questo caso, aiuto, ecco qua. Poi dopo faremo i picot, praticamente nel giro dopo. Poi adesso inseriamo 2 rocaille da 15, 2 rocaille da 11 e altre 2 rocaille da 15. Ok, quindi 2 rocaille da 15, 2 rocaille da 11 e 2 rocaille da 15. Ci inseriamo questa volta non nella delica dopo, non in quella dopo ancora, ma nella terza delica che troviamo. Ecco qua. Questo sarà il picot più grande centrale. Ecco qui. Non so perché ho questa luce maledetta dietro, anche perché non è che ci sia un sole che spacchi le pietre, però... Vabbè, spero che vediate. Ovviamente per qualsiasi tipo di problema contattatemi sia privatamente che con un commento sotto al video. Adesso dobbiamo rifare specularmente questi due passaggi che abbiamo fatto prima a destra, a sinistra, scusatemi, vedendo in questo senso. Quindi inseriamo 4 rocaille 15-0. E come prima non ci inseriremo nella delica che viene subito dopo, ma nella seconda che incontriamo. Ecco qua. E tiriamo il filo. Ultimo passaggio, 2 rocaille 15-0 e ci inseriamo finalmente questa volta nella delica che c'è subito dopo. Mi raccomando, dovete lavorare nel giro di delica subito dopo il giro di rocaille 11-0. A questo punto cosa facciamo? Camminiamo nelle perline, quindi potete camminare benissimo nelle delica, perché dobbiamo spostarci di nuovo in alto. Adesso facciamo questo passaggio, ci inseriamo nelle delica e poi dovete camminare fino ad uscire ancora dalle due rocaille da cui eravamo usciti prima. Quindi dobbiamo ripassare praticamente nelle perline che abbiamo inserito in alto. Ecco, io adesso sto uscendo dalle rocaille e rientro, vedete, nel picot che ho fatto prima, perché in questo modo rafforzo un po' la lavorazione, quindi dopo, quando metterò la monachella o magari una perlina di abbellimento, la lavorazione terrà. Dopodiché ricammino di nuovo nelle perline. Ecco, qua sono ripassata. Adesso ricammino di nuovo nelle perline, scusate, e semplicemente dovrò uscire, cioè dovrò entrare nelle perline che ho inserito prima. Quindi mi sposterò nel giro di delica, vedete? Ecco qua. Nel giro di delica subito sotto quello di rocaille 11-0. A questo punto rientrerò nella delica appena prima del picot, cioè delle due rocaille 15-0, eccolo qua, ed entro nella prima rocaille 15-0 della coppia. Adesso prendo una rocaille 11-0, quindi dimensione maggiore, e rientro nella 15 che c'è dopo e anche nella delica sotto e tiro, ed ecco qui il nostro primo picot è fatto, come potete vedere. A questo punto rientro
in 2.15.0 delle 4 che abbiamo inserito precedentemente. E anche qui prendiamo la nostra bella rocaille 11.0 e ci inseriamo nelle due rocaille 15.0 che ci sono dopo nella delica sotto da congiunzione. Ed ecco qua, il nostro secondo picot è fatto. Adesso dobbiamo fare quello grande, dovremo entrare nelle tre perline che ci sono, quindi le due 15.0 e la prima rocaille 11.0. Ecco qua, uscendo dalla rocaille 11.0 prendo la mia rocaille 11.0 e mi inserisco nelle tre perline del picot che ci sono dopo e anche nella delica. Ecco fatto. E anche il nostro terzo picot è fatto. Adesso ripetiamo le operazioni anche in questo lato, quindi qui così entriamo nelle 2.15.0, infiliamo rocaille 11.0, rientriamo nelle 15.0 dopo e anche nella delica. Di nuovo entrerò nella prima rocaille 15.0 e infilerò una rocaille 11.0 e rientrerò nella 15.0 che c'è dopo nella delica. Ed ecco qua, tutti i nostri picot sono fatti, eccoli, spero che si veda bene, sono perfettamente simmetrici, anche se eravamo partiti da un numero dispari, perché, o meglio, 38 è il numero pari di delica, però poi considerando che diventa la metà, diventa 19. 19 non è un numero pari, quindi non è facile decorazioni, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi anche in questo senso abbiamo creato un qualcosa di simmetrico, molto molto semplice. Adesso non ci resta che passare di nuovo nelle perline fino a che sentite che la lavorazione appunto non si muove più, quindi è resistente. Io magari vi consiglio di fare anche un nodino per fissare al meglio proprio la lavorazione e poi ci rivediamo qui a orecchini montati, va bene? Quindi ci vediamo dopo. Ecco qui gli orecchini completati. Come vedete io ci ho aggiunto, oltre alla monachella, questa perla da 8 mm in agata, che è turchese. Ci starebbero benissimo anche delle perle proprio in pasta di turchese, ma purtroppo io le avevo ma di una tonalità diversa di azzurro, quindi ho preferito mettere queste che mi sembravano più adatte, insomma. E niente, questi sono gli orecchini, io spero che il progetto vi piaccia, capisco che comunque è un tutorial veramente molto semplice di tecnica peyote e base, però spero possa essere utile magari alle principianti o anche solo per sapere il numero di delica di base con cui partire per incastonare una goccia 18x13. Vi lascio anche la lista di materiale nel box informazioni, il link al sito Perline Gioielli per chi non lo conoscesse ancora, ma so che molti di voi lo conoscono come me, e al prossimo video. Ciao ciao!